propone questo grande valore di una musica come educatrice della società e come riscatto sociale, che suona un ammonimento nel momento in cui in alcune contrade lontane del mondo, come in Afghanistan, la musica la si vieta, la si vuole proibire e si perseguita chi la esegue. Quindi ancora una volta Firenze dà una lezione di civiltà e di cultura a tutto il mondo, come ha fatto sin dai tempi del Rinascimento. La musica è un atto di amore verso l'umanità, così diceva Piero Farulli, indimenticabile violinista e tra i massimi divulgatori della cultura musicale nel mondo, oltre che fondatore della Scuola di Musica di Fiesole. A rendere ancora più solida la memoria di questo gigante della musica, la targa che è stata affissa sulla facciata della sua casa natale, in via Leonardo da Vinci, alla presenza delle autorità e, tra gli altri, del presidente del Comitato per le celebrazioni del centenario dalla nascita del maestro, Gianni Letta. Siamo partiti da qui per ricordare quello che poi c'è scritto in una targa che da oggi a futura memoria resta nelle pietre di Firenze, è il messaggio di Piero Farulli, ovvero restituire attraverso la musica qualcosa alla comunità. E questo è stato il suo impegno profuso nella musica, nell'arte, ma anche nella didattica e nelle scuole. Pensiamo solo a quello che è stato la Scuola di Musica di Fiesole, che tutt'oggi è una delle eccellenze musicali del nostro paese.